Vale la pena di guardarlo, questo corteo che, dietro la croce portata dall'assessore Maggi, è uscito da Santa Maria Maggiore, prima tappa del suo giubileo. Moltissimi dei partecipanti percorrono ogni giorno queste vie, con scope e carretto. Sono gli addetti alla nettezza urbana. Il vigile darà via libera, facendo eccezionalmente tanto di cappello. Eccoli a San Pietro. Questi specialisti della nettezza adesso provvedono alla nettezza delle anime loro. All'aeroporto di Ruzhin, presso Praga, arrivo di Molotov e di una delegazione sovietica. Li accoglie il primo ministro cecoslovacco Zapotocki, col quale passano in rassegna il plotone d'onore. Il vicepresidente dell'URSS si reca al palazzo Sernin, dove sono riuniti gli 8 ministri degli esteri dei paesi dell'Europa orientale. La conferenza, che risponde a quella dei tre grandi svoltasi a New York, dibatte la questione del riarmo della Germania. Oltre a Molotov, siedono al tavolo Natanagli, ambasciatore straordinario dell'Albania a Mosca. Il dottor Neyshev, ministro degli affari esteri in Bulgaria. Birlinger, vicepresidente del Consiglio cecoslovacco. Mgelevski, ministro degli affari esteri in Polonia. Anna Pauker, che ricopre la stessa carica in Rumania. Kallai, il delegato ungherese. E quello della Germania orientale, Pertinger. Un personaggio che ci sembra di riconoscere. Non si può negare l'aria di famiglia. È il fratello di De Gaulle, si chiama Paul ed è sindaco di Parigi. Adesso ci rendiamo conto del perché indossino la marsina in pieno giorno De Gaulle e Monsieur Quart, che lo accompagna. Varcando il saluto e il presentatarmi degli svizzeri, sono entrati nella villa papale di Castel Gandolfo. Al pontefice, il rappresentante della più illustre municipalità di Francia ha recato in dono un volume sulle cattedrali gotiche della propria terra. Per salire all'altare si è tolta gli occhiali la miopissima Patricia Waymore, detta Miss Dinamite. La veste nuziale la esime dagli onori militari, ma Patricia, oltre che stella, è anche colonnello dell'American Legion. E lui lo vedremo subito, Errol, mentre la sua nuova metà taglia la torta. La scena si svolge in un albergo di Monte Carlo. L'indiavolato Robin Hood ha dichiarato che Patricia sarà la sua terza e definitiva moglie. No, il baffo me lo son fatto baciandoti. Il regista non ha concesso a Errol che 48 ore per il viaggio di nozze. Fate largo, signori. Hanno premura.